Stefania Fanelli, attivista di Sinistra Italiana, sempre presente alle manifestazioni che riguardano i cittadini, in questo caso il flash mob alla stazione di Chiaiano. Come mai questa scarsa affluenza? Le chiavi di lettura sono due: un po' credo che i cittadini non si fidino più delle istituzioni, e anche perché spesso, insomma, si è abituati a delegare, a sfogarsi sui social e, insomma, a mettere ai margini la partecipazione attiva. Come Circolo di Marano abbiamo creduto lanciare l'idea di questo flash mob perché da qui deve ripartire una grande vertenza che si chiama trasporto pubblico aria nord. I cittadini comprendono bene la complessità della cosa, ma chiedono anche di conoscere i tempi del SOS, ma intanto chiedono che ci siano interventi immediati per gestire in un modo differente questa emergenza, che è stata gestita malissimo, a partire da un impiego straordinario della Polizia Municipale a Napoli, perché i cittadini, i lavoratori si alzano anche alle 5, alle 6 di mattina per poter raggiungere la metropolitana dei Colli Aminei, pagando anche 10 euro al giorno, perché non c'è la tariffa unica del parcheggio come a Chiaiano, che c'è 1,50 euro tutta la giornata. Quindi si chiede una tariffa unica, un maggior potenziamento delle linee come il 162, il 165, un controllo sullo sciacallaggio dei privati. Chiediamo, insomma, delle misure di intervento alle istituzioni, e chiediamo che i sindaci di Marano, di Mugnano, di Qualiano si mettano attorno a un tavolo e insieme gestiscono le vertenze, perché come sempre i cittadini delle periferie sono in ginocchio e sono messi ai margini. I leoni da tastiera sanno solo scrivere sui social, però quando si tratta di manifestare si tirano indietro. Sì, questo è il male dei nostri tempi, il poco impegno civile da parte di ognuno di noi. Si leggessero Odio agli indifferenti di Antonio Gramsci.